Sono venuti nonostante la settimana che sappiamo che è un po' convulsa per tanti motivi, però ci tenevamo molto a presentare questo testo, Rinnovare a Bologna, a cura del professor Varni, e per l'occasione abbiamo invitato a colloquiare col professor Varni, Carla Di Francesco, e ci tengo molto a presentare Carla Di Francesco che tutti conoscete nella sua veste di ex segretario del MIBACT e attualmente commissario straordinario della Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali del MIBACT. E ci tenevo oggi a presentarla nella sua nuova veste di vicepresidente FAI Emilia-Romagna, per cui l'applaudiamo e la ringraziamo. Ecco. E di Angelo Varni, cioè, non, credo che non sia necessario neanche presentarlo, è già ordinario di storia contemporanea presso l'Alma Mater Studiorum, è professore emerito ora, componente del gruppo di presidenza FAI Emilia-Romagna. Mario Cucinella, uno dei più importanti studi d'architettura a livello internazionale, molto impegnato con la sua attività sul tema ambientale. Anzi, vorrei citare una bellissima frase che si trova sul sito dello studio Cucinella, che mi ha molto sollecitato in quanto che noi FAI stiamo sempre più occupandoci, innanzitutto Fondo per l'ambiente italiano, la parola lo dice, ma sempre più ci occupiamo del tema della sostenibilità. In tutti i beni FAI stiamo applicando norme e regolamenti per rendere i beni sostenibili. Immaginare edifici sostenibili significa creare una connessione profonda con il clima, la cultura e l'ambito di un luogo, edifici con un alto grado d'empatia. Un'empatia creativa. Ecco, trovo che questo sia molto una frase che sintetizza quelli che sono i temi a cui lo studio Cucinella si sta sempre di più impegnando. E voglio anche dire che questo testo nasce a seguito dell'attività che Francesca Castria con la delegazione FAI di Bologna ha messo in atto nel 2018 con le aperture FAI dedicate al tema di Bologna moderna. E a seguire, in cui sono stati aperti, vorrei dire anche la Facoltà di Ingegneria, il Liceo Righi e le associazioni industriali, con migliaia di visitatori che sono venuti a conoscere queste realtà. E a seguito di questo è stato fatto un ciclo di conferenze, che sono state coordinate e organizzate dal professor Varni e cui hanno preso parte Piero Orlandi, la Maria Beatrice Bettazzi, Carlo De Angelis, che ringrazio tutti per la collaborazione e l'aiuto che hanno dato, anche per la composizione e stesura del testo. A questo punto lascerei la parola a chi? Al professor Varni, in primis, professor Varni. Sì, grazie. Grazie Marina. Il mio compito molto sinteticamente deve far capire come è stato costruito questo volumetto, volumetto nella mole, ma credo non nell'importanza, spero almeno. È stato costruito appunto con una serie di interventi, di conferenze, che però avevano un obiettivo, l'obiettivo di collegare periodo per periodo storico le idee, la cultura, le aspirazioni delle diverse classi dirigenti che si sono succedute alla guida della nostra città e i segni che queste classi dirigenti, in relazione appunto alla loro cultura, alla loro idea di sviluppo della società, alla loro dimensione economica, volevano lasciare nel territorio. Quindi è una storia dove no, non poteva non esserci il collegamento tra appunto le scelte politiche, di cui mi occupo in una breve sintesi iniziale, e poi i saggi che si occupano viceversa appunto dello sviluppo urbanistico nei quattro momenti nei quali è stato suddiviso il lungo tragitto storico della città dal Risorgimento in poi. Cioè la prima parte del volume, quella di cui si è occupato Orlandi,
è che abbiamo intitolato Bologna e Parigi in una visione di una città che vuole comunque progredire e guardare oltre le Alpi per raggiungere livelli di modernità che sicuramente la Bologna papalina non aveva. E quindi il periodo che va dal Risorgimento, dal 59-60, fino alla Prima Guerra Mondiale. Poi c'è il periodo fascista, di cui si è occupato Beatrice Bettazzi, con tutti i tentativi di rinnovamento, reali o presunti, della città voluti dalla ideologia anche fascista, che poi però in realtà dal punto di vista urbanistico si collegava, almeno a mio modo di vedere, ma non è una grande novità, a tutto quello che avveniva in realtà in Europa. Poi abbiamo il periodo della ricostruzione, la Bologna che cresce quantitativamente più che qualitativamente, ma perché? Perché era stata pesantemente bombardata tra il settembre del 43 e la fine del 44, il primo del 45, pesantemente bombardata con distruzioni. Le bombe non sono mai intelligenti, meno che mai quelle di allora, per bombardare soprattutto la stazione hanno distrutto pezzi di Bologna, distrussero pezzi di Bologna molto importanti, fin nel centro e nei palazzi storici. Qui, nell'archiginnasio, l'aula anatomica è stata minutamente ricostruita in tutti i suoi pezzetti ed è quella di un tempo, però fu distrutta e quindi la pesantezza di questi bombardamenti dovevano segnare per la Bologna che si ricostruiva un momento di rottura e di andare verso un nuovo, un ennesimo nuovo da raggiungere. Ecco, per dare poi l'ultimo tentativo di interpretazione ancora affidato, il periodo della ricostruzione, è stato l'architetto De Angelis che l'ha trattato accuratamente, mentre l'ultimo saggio è ancora di Orlandi e guarda al futuro della città, cioè che cosa è l'idea della Bologna che dovrebbe venire fuori nei prossimi decenni, o che si è tentato già nei decenni scorsi di modificare rispetto al passato. Il problema della modifica delle classi dirigenti che si sono succedute a Bologna è sempre un momento delicatissimo. Tutte le classi dirigenti, poche eccezioni mi pare di capire, se non per brevi periodi, rompono quella tradizione bolognese che è di una trasformazione pure continua ma lentissima. La tradizione resta uno degli aspetti fondamentali della città. Rompere questa tradizione è assolutamente difficile, complesso, delicatissimo. E lo si vede già all'inizio, quando la classe dirigente liberale, che sostanzialmente guidò la città fino al periodo giolittiano, fino alla guerra, fino alla giunta socialista di Zanardi, quella famosa del sindaco del pane, questa classe dirigente cerca di innovare la città, non c'è dubbio, dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico, dal punto di vista delle strutture fisiche anche. Guardando fuori, per quello abbiamo tentato questo parallelo che può sembrare ardito tra Bologna e la realtà parigina, perché ci sono tante cose, pensiamo a certi boulevard, a certe costruzioni in acciaio, che richiamano indubbiamente, poi il saggio di Orlandi molto bello ne parla accuratamente, che richiamano Parigi. Poi però alla fine prevale, alla fine dell'Ottocento, prevale l'idea di Rubbiani, cioè di un ritorno addirittura al Medioevo, e la Bologna di Carducci, la Bologna dei miti carducciani, che vuole costruire una città raccolta in se stessa, raccolta nella sua dignità, nella sua unicità, nella sua tradizione. E quindi, come vedete, c'è già allora questo
passaggio al nuovo che subito deve fare i conti con una pesante, anche nobile, che arresta il processo, tradizione. Poi c'è il fascismo, anche il fascismo certamente aveva una visione completamente diversa, guarda in altre realtà, pur richiamandosi, e qui c'è il saggio della Beatrice Bettazzi che ne parla accuratamente, alle novità che avvengono, ma sono soprattutto novità che riguardano certe situazioni specifiche, certi luoghi. Non c'è un tentativo di ristrutturazione urbana complessiva, un'idea complessiva della città. Anche qui teniamo conto di un periodo nel quale la classe dirigente fascista è profondamente ostile all'urbanizzazione che avviene, cioè all'ingresso di tante masse contadine in città. Non vogliono i dirigenti che si vada in quella direzione, di una Bologna che deve restare commerciale agricola sostanzialmente, punto di riferimento del contado per un passaggio di beni nei mercati. Questa è la Bologna terziaria che viene immaginata, terziaria e agricola. È la Bologna di sempre, è la Bologna tradizionale, che neppure il fascismo però, pur con lo suo, con i suoi imperativi così decisi e così ossessivi, riesce a imporre, perché poi con l'autarchia alla metà degli anni 30 parte una Bologna industriale che il fascismo è costretto a favorire, ma che teoricamente non voleva. Poi c'è il periodo successivo della guerra, quale ho già accennato, De Angeli ne parla in tutti questi tentativi di ricostruire la città così com'era per certi aspetti, ma anche, per esempio, pensiamo al piano regolatore della metà degli anni 50 che tenta di guardare al nuovo, forse in una maniera che, visti con gli occhi di oggi, non era proprio la più adeguata, nel senso che si fanno atterramenti di quartieri, si chiudono gli ultimi canali o quasi rimasti aperti, quindi un tentativo di una grande Bologna che si estende, come si disse fin da allora, a macchia d'olio. Una Bologna nella quale la classe dirigente parlava dell'obiettivo di raggiungere 1 milione di abitanti. Bisogna arrivare agli anni 70 perché questo obiettivo venga definitivamente abbandonato e che anzi cominci a calare il numero degli abitanti della città. E poi c'è appunto il futuro, il confronto della classe dirigente successiva a quelle tensioni ideologiche che furono negli anni 50 così pesanti, per tutti gli anni 50 e per gli anni 60. Qui però è avvenuto un momento vero di trasformazione della città dalla metà degli anni 50, perché questa città passa improvvisamente, così dicono addirittura le relazioni prefettizie, che nulla si avevano visto di questo, dall'essere una città agricolo-commerciale ad una città industriale. Cioè quel pullulare di piccole imprese che nascono, come dice la tradizione, nei garage, che sono il frutto della resistenza di tanti operai, per esempio della Ducati, che vengono licenziati perché la Ducati non può più produrre le produzioni belliche, ovviamente, della guerra, e quindi deve riconvertirsi. Per la riconversione non sono necessarie le migliaia di operai che aveva, e quindi questi operai vengono licenziati. Tutto questo viene visto come il tracollo industriale della città. La guida della città, sappiamo, del Partito Comunista, accusa pesantemente di deindustrializzazione e di uso del monopolio industriale e la classe industriale, gli imprenditori.
il confronto è durissimo, ma in realtà questa trasformazione della città non è guidata da nessuno. Spontaneamente, se vogliamo fare un richiamo, ma è solo qui una nostalgia di storico, a una antica tradizione, cioè la tradizione manifatturiera bolognese, che riprende appunto dalla metà degli anni 50 e costruisce questa rete di miriade di imprese, riprende la tradizione manifatturiera degli anni medievali, quando Bologna, fino al sviluppo dei telai meccanici, dei telai a vapore, aveva un primato nella produzione tessile europea attraverso i mulini, che si era anche inventati, il mulino alla bolognese, ce n'è uno ricostruito al bellissimo Museo della Produzione Industriale, che c'è nella periferia bolognese, poco visitato in realtà perché Bologna e le periferie sono lontanissime, la nostra tradizione culturale. E una seta assolutamente, che anche qui era una trasformazione del prodotto dei campi, dell'agricoltura, la gessicoltura era sviluppatissima e si produceva un tessuto di seta, un organzino che era straordinario, era migliore di tutto quello che c'era nell'Europa di allora. Poi la meccanizzazione, la nascita della telaia a vapore hanno reso talmente fuori mercato questa produzione che la tessitura bolognese ha dovuto cedere il passo. Però c'era una tradizione di manufatti costruiti con grande perizia nella capacità lavorativa dei bolognesi. Ecco, dalla metà degli anni 50 si può dire, è un salto storico ovviamente, che non ha delle vere basi interpretative, ma si può comunque dire che riprende con tutto questo pullulare e Bologna diventa improvvisamente industriale. Cala la disoccupazione, la trasformazione già all'inizio con il censimento del 61, il livello dei lavoratori nell'agricoltura è infinitamente più basso dei lavoratori dell'industria. Quindi tutte queste trasformazioni stanno sullo sfondo di tutto quello che i nostri autori sono stati in grado mirabilmente di dire su quello che accade dal punto di vista urbanistico architettonico. Questo è quello che ho cercato di sintetizzare nella mia introduzione, appunto, che fa da punto di che vorrebbe fare, non so se ci riesce, da punto di raccordo tra quello che viene detto dagli specialisti e da questo sfondo storico nel quale gli specialisti vanno a collocare le loro ricerche. A questo punto io darei senz'altro la parola appunto a un grande specialista, la nostra amica De Francesco, e la ringraziamo. Grazie. Intanto grazie dell'invito che mi ha dato l'occasione di leggere questo contributo alla storia urbana e della tutela e del futuro di Bologna, che davvero ho trovato molto sintetico ma estremamente denso di non solo di vicende storiche ma anche di spunti di novità, e nell'ultima parte in particolare, quella dove Piero Orlandi parla di riuso per il futuro tra l'oggi e il domani, di spunti appunto che ci portano a pensare l'oggi di qualche anno, insomma, del dopo anno 2000 e il possibile futuro, con una serie infinita di punti interrogativi, come è logico che sia. Ma parlando di Bologna, insomma, voi dovete pensare che io il primo approccio che ho avuto con Bologna, un pochino più approfondito, è stato quello da studentessa di una scuola di specializzazione in restauro negli
negli anni post-76, dove il libro che andava veramente per la maggiore ed era più commentato, discusso e esaminato, era quello che era proprio, che raccontava la vicenda bolognese e il recupero della, il piano di recupero del centro storico associato al piano per l'edilizia economica e popolare, cioè quegli interventi che dal 73 in poi sono stati varati proprio definendo il tessuto urbano cittadino, quello non di pregio, diremo così, definendolo come comparti e intervenendo con provvedimenti di edilizia popolare. È un'esperienza che come posso dire, che nella mia generazione ha sempre identificato Bologna fra gli studenti di architettura e fra gli studenti anche di scuole superiori. Chiunque parlasse di città, di centro storico, non poteva non pensare a questo lavoro bolognese. Anche altre città, per la verità, per piccole parti lo hanno imitato, ma non in maniera così estensiva, non in maniera così meditata e programmata. E a questo punto mi pare d'obbligo citare o comunque fare il punto su quello che noi definiamo, a partire da un famoso convegno, che è quello dell'ANCSA, Associazione Nazionale dei Centri Storico-Artistici del 60, appunto, che definisce il centro storico, organismo urbano unitario cui va riconosciuta la qualità di bene culturale. Voi capite che questa è una definizione di centro storico a cui gli interventi successivi di Bologna si sono rifatti e hanno, con tutto ciò che di positivo ha una definizione di questo genere, ma anche con qualcosa di negativo che può avere o che gli si vuole dare, questa definizione ha fortemente influenzato una cultura, la cultura di una generazione, quella degli anni post 60, con le sperimentazioni e i lavori e i piani per i centri storici degli anni 70 e forse anche 80, anche se in realtà negli anni 80 già, come ci ricorda Carlo De Angelis, la Cederna lamentava la caduta di tensione sul tema del recupero del centro storico e possiamo dire la rinnovata aggressione all'integrità e se volete la rinnovata rinnovato interesse speculativo anche all'interno dei centri storici. Rinnovato perché? Perché non possiamo non ricordare che ciascun centro storico, ciascuna città è figlio di una storia che è appunto la storia politico-sociale della civiltà che l'ha prodotta e che è una summa di storia, è in qualche modo l'espressione fisica della storia che la città ha avuto. E una città come Bologna ha avuto una storia in continuità, se così vogliamo dire, dal punto di vista edificatorio ed urbanistico fino all'Ottocento. Nell'Ottocento, ci ricorda Piero Orlandi, questo, e ce lo diceva prima anche il professor Varni, questa ventata da un lato di francesizzazione nei linguaggi, di neo-rinascimento nel linguaggio architettonico, questa ispirazione francese che poi
ispirazione, ma che è anche l'aspirazione alla modernizzazione della città, e quindi somma una serie di interventi che trasformano la città. Dobbiamo pensare, uno per tutti basterebbe l'asse di Via Farini e le due piazze che si attestano su Via Farini, ma potrebbe essere poi la vicenda di Via Indipendenza, il Canton dei Fiori e Via Indipendenza, che è la strada che ci porta sia alla porta, ma poi ci conduce alla stazione. Tutti i temi della modernizzazione, anche della modernizzazione di trasporti, che per Bologna è particolarmente importante, non solo per il centro storico, ma anche e soprattutto come snodo viario e poi ferroviario, ed anche ferroviario, dell'intera nazione, perché così è, cioè Bologna è veramente il cuore del trasporto dell'asse stivale e pianura padana, e quindi dell'Italia. Dicevo, ogni città, e quindi anche Bologna, somma tutti i suoi interventi, tutta la sua storia, e ogni pezzo di storia ha un suo riferimento culturale oltre che politico, e quindi somma, fa, disfa nei secoli successivi, e la stratificazione ci porta a quello. La stratificazione storica e le aggiunte o le sostituzioni negli interventi che di secolo in secolo si succedono ci porta alla città di oggi. Ma per tornare a quello che dicevo a proposito del centro storico e della riqualificazione, dobbiamo anche pensare che un pezzo di storia difficile, crudele per tutta l'Italia e per tutti i centri storici è quella della Seconda Guerra Mondiale, che ci ha portato via il pezzo nord, sostanzialmente il pezzo nord-ovest, tutta l'area intorno alla stazione della città. In questo dobbiamo anche ricordare che una serie di elementi e di personaggi non possono appunto essere dimenticati. Io provo, forse per la provenienza dal Ministero Beni Culturali, ma anche perché vedo nelle ultime file amici e colleghi della soprintendenza, dell'odierno segretariato dei beni culturali, persone che sono professionisti del tema, appunto non possono ricordare l'azione di Alfredo Barbacci, che difendeva Bologna come poteva con i mezzi che aveva. Si è trattato di un soprintendente che non solo andava subito dopo i bombardamenti, e queste sono le testimonianze storiche, non è leggenda, andava dopo i bombardamenti a raccogliere quello che riusciva a raccogliere, ad accatastare i mattoni che poteva, a raccogliere i capitelli frantumati o i pezzi di monumenti bombardati, da solo per le strade, come poteva. Ma nello stesso tempo, e c'è testimonianza bellissima, devo dire, nei tre volumi della Commissione Franceschini, Francesco Franceschini, che nel 1967 guidò la Commissione parlamentare sulla cultura e sui beni culturali in generale in Italia. Appunto, Barbacci era uno degli intervistati in quanto soprintendente nella sezione antico e nuovo, ovviamente riferito alle città, e c'è testimonianza delle sue difese. Non parla direttamente di Bologna, ma certamente la sua esperienza gli è molto propria, molto cara, e parla di una grande difficoltà da parte della
delle istituzioni in generale, non solo soprintendenze ma anche i comuni, e nei confronti dell'aggressione dell'aggressione edilizia che nel dopoguerra si era fatta assolutamente virulenta a detrimento di quelli che erano monumenti ed edifici, intere parti di città che venivano demolite per poter ricostruire con metri cubi e piani in più, e quindi era vera e propria speculazione edilizia. E lamenta che il fronte di chi poteva intervenire, di chi poteva difendere, era molto, ma molto, ma molto debole ed indebolito, e che quindi la città veniva caricata in alcune parti di edilizia assolutamente incongrua che avrebbe creato un sacco di problemi. Ma non parla solo di bella o brutta, parla di quantità, di quello che oggi chiameremo il carico urbanistico, parla di una crescita incontrollata. Tutto questo, diciamo che Bologna, proprio anche attraverso altri scritti di Alfredo Barbacci, è un po' un esempio tra i più evidenti, appunto in altre, non nella nei manuali della nei volumi della Commissione Franceschini, ma in altri scritti. Barbacci ci racconta anche di alcune cose bolognesi, cioè per esempio della ricostruzione dell'area oggi via Marconi, Ugo Bassi, insomma l'area proprio centrale, e di ciò che lui tentava di fare per evitare che diventasse quello che in buona parte invece è diventata, quindi la trasformazione a fini speculativi. Però un tratto comune fra Bologna raccontata così, ma Bologna di allora, Bologna di ieri, Bologna di oggi, è sempre stato quello del nuovo vecchio centro storico, centro a tracciati antichi, con difficoltà a recepire quello che è il portato dell'architettura contemporanea o comunque del momento storico in cui si parla. Ovviamente all'epoca si parlava di architettura degli anni 50. Questo è un fil rouge che accomuna testimonianze che si vedono da questa del nuovo e del vecchio, e che qui vengono in filigrana riportate, ma in alcuni casi anche in maniera esplicita, dalla polemica che viene riferita e che sappiamo, quella di Giuseppe Bacchelli contro Rubiani, che poi viene sintetizzata qui in questa che viene definita posizione intermedia di Riccardo Bacchelli nel Diavolo di Pontelongo, prende posizione equidistante nella querela e dice: allora non erano ancora sorti accanto agli zelatori della città moderna per progetto i restauratori al rivolere l'altrettanto cervellotica città medievale. Questo è veramente, come dire, l'altra faccia di Rubiani, ovvero tutti quanti in un momento di di celebrazione storica, storicistica delle città e dei monumenti, del mito dell'antico che ha permeato certi momenti tra 8 e 900 della cultura italiana, e anche influenzata, se vogliamo, dal Carducci. Questo rivolere la città antica che ha in qualche modo snaturato anche le funzioni di ciò che oggi noi chiamiamo restauro. Oggi noi lo chiamiamo e lo definiamo come un intervento che conserva.
allora era ai tempi di Rubiani, che a sua volta si ispirava al francesissimo Viollet-le-Duc, si trattava di ricostruire monumenti anche mai esistiti e quindi monumenti che comunque dovevano corrispondere all'immaginario di un'epoca, che era quella medievale, perché Bologna doveva in quel momento culturale, doveva essere rappresentata da monumenti in stile, diciamo così, medievale. Poi è inutile dire che il tema dello stile, lo stile medievale e lo stile neomedievale, neorinascimentale, sono poi quegli stili che formano gli architetti dell'epoca, che progettano appunto in stile, così quindi abbiamo via dell'Indipendenza, via Irnerio e tutti e Ugo Bassi, Rizzoli, che pur essendo architetti già del Novecento si rifanno a quello che è lo stile rappresentativo di un momento che viene più che di un momento, quello stile rappresentativo di una città, perché viene considerato lo stile come per certi aspetti come l'ambientamento al senso della città, o neo-medievale, perché Bologna doveva essere una città soprattutto medievale, ma questo appunto in un immaginario storicistico, e neorinascimentale, laddove gli edifici erano di tipo pubblico. Ma appunto difficoltà, questo eterno girarsi fra la conservazione, fra la città che conserva, che riconosce le sue tipologie abitative e monumentali, la città che invece vuole innovare anche con fino agli anni 60 era tipica la parola diradamento, era una parola tipica riferita a tutti i centri storici, veniva anche da autorevoli teorici e pratici del restauro come Gustavo Giovannoni, aveva una sua nobiltà, ma era una parola che veniva anche applicata. Diradamento vuol dire demolire quello che in quel momento lì non mi fa comodo, per togliere quelle che sono soprattutto gli edifici considerati meno interessanti o poveri o abitativi e quindi non particolarmente interessanti, ma anche su monumenti, chiese, come qui è dimostrato, anche di qualità, ma magari non più di gusto, rovinate o semidemolite o comunque danneggiate dalla guerra, e quindi si possono sostituire o magari anche togliere, perché così facciamo diradamento. Questo è un fenomeno che vediamo praticato qui, praticato a Roma e in tutti i centri storici. Dicevo, questo fil rouge è quello dell'antico moderno, che è un tema sempre molto molto dibattuto. Nella storia ce ne sono, nelle storie a periodi ci sono momenti e interventi di riflessione, convegni, anche in tempi recentissimi, nel 2015 un interessante convegno a Pescara ha riflettuto sulle lacune urbane tra presente e futuro. Le lacune urbane vuol dire come risolviamo quei vuoti urbani ancora o bellici o da terremoto, come appunto in Abruzzo si sono verificati, o nelle Marche, e quindi il tema appunto viene sempre affrontato come antitetico. Io vorrei semplicemente concludere dicendo e prendendo anche spunto da un'altra
da una riflessione che mi induce anche a fare l'ultima parte scritta da Piero Orlandi, in cui definisce Bologna parla di un certo episodio, l'episodio è quello del concorso per la stazione. Dice che è stato esperito un concorso per la stazione nell'84 che poi però non ha più avuto seguito. E dice: un episodio emblematico del passaggio d'epoca dalla Bologna che realizzava i progetti a quella che soprattutto ne parla e che subisce i blocchi ideologici dei movimenti d'opinione, fondati su principi quasi sempre condivisibili ma assai rigidi, ostili ad ogni mediazione e a ogni cambiamento. Ecco, la parola cambiamento fa estremamente paura, cambiamento e quindi costruzione di un nuovo edificio, di un nuovo modo di vedere un brano di città, fa paura, ed è vero. La conservazione, lo leggo tutto, la conservazione architettonica e urbanistica, la salvaguardia dei valori dell'ambiente, la lotta al consumo del suolo, ma anche alla realizzazione di nuove infrastrutture. Assiomi che le pratiche partecipative enfatizzano alla ricerca della democrazia diretta, producendo però ostacoli all'attività amministrativa e causando nei fatti un immobilismo sostanziale. E questo è vero, è un'altra delle... ed è una riflessione sulla città di oggi che è sostanzialmente legata da finanziamenti sempre più difficili, sempre più, insomma, dalla crisi edilizia, da finanziamenti sempre più difficili e da complessità che inseriscono una variabile che oggi è molto forte, che va ascoltata, che è appunto quella dei movimenti di opinione, che una volta non era assolutamente ascoltata, ma che comunque va gestita. Io ho su questo non è un'idea mia, per carità, è una riflessione. Io credo che piuttosto che dire nuovo sì, nuovo no, nuovo sì, vecchio no, e contrapposizioni su temi che sono quelli della costruzione e dell'inserimento di nuovi elementi, che siano edifici o che siano ambiti all'interno di una città storica, si debba pensare piuttosto a buona architettura o a non buona architettura, buone qualità progettuali o non buone qualità progettuali. Questo secondo me è il vero discrimine di quello che è la querela antico-nuovo. Questo è poi una dei discrimini fondamentali, soprattutto quando ci si trova in ambiti complessi, in ambiti edifici, edificazioni, per esempio gli ex ospedali, le stazioni, tutto ciò che diventa infrastruttura e parte da qualità architettoniche che, per quanto, se volete, anche tutelate per legge o con decreto, sono però diverse da quella che può essere San Petronio, ecco, tanto per dire. E quindi questo è, come posso dire, un tema che viene consegnato alla qualità, certamente, della previsione, all'input che il politico ci dà, che il politico, cioè il governo della città, insomma il suo insieme, ma che poi deve essere raccolta e praticata in maniera corretta dagli architetti, dai professionisti e da chi gestisce. Grazie.
Bene, grazie proprio per aver colto questo passaggio decisivo, vecchio, nuovo, bello, brutto. Se si guarda Bologna, solo nel momento in cui una classe dirigente forte percepì l'opinione pubblica diffusa e fece un'operazione di rottura pesante, fu quella del 1902, la distruzione delle mura. Bologna cambiò perché si aprì improvvisamente dal chiuso tradizionale medievale attorno alle mura alle periferie e poi il mercato di mezzo e poi le distruzioni che ci sono state in un dibattito violentissimo. Anche allora c'era la contrapposizione per la conservazione di quelle torri che furono trovate e abbattute attorno alle due torri, per fortuna quelle sono rimaste. Intervenne anche D'Annunzio, ma inutilmente. Quelle torri furono distrutte e fu costruito il Palazzo del Leone, che c'è lì alla fine di via Rizzoli. A questo punto un tema che mi sembra che incroci veramente l'operatività dell'architetto Cucinella, al quale do senz'altro la parola anche per le cose che ha fatto e fa a Bologna. Bene, grazie. Vorrei fare subito un commento sul libro che ho letto voracemente, non essendo poi bolognese ho avuto l'occasione così di attraversare, è stato un po' un viaggio nel tempo in questo libro, ma ci sono due o tre cose che mi hanno colpito. Per esempio il piano clandestino, mi sembra una roba meravigliosa che ci sia qualcuno, dei giovani architetti che dopo la guerra hanno deciso di fare un piano alternativo, come dire, anche fare una proposta, no? C'era comunque un desiderio di essere utili, no? Utilizzare delle risorse giovani per proporre qualche cosa, no? Questo mi sembra fatto anche con un gesto di responsabilità sociale, no? Il fatto di farlo, no? Scusi, ecco. Quindi questo tema del piano clandestino non lo sapevo, quindi l'ho letto, l'ho scoperto con grande piacere, no? Poi ci sono alcuni legami con la storia di questa città che anche io non sapevo di avere, perché io ho un ricordo nella mia infanzia, di un bambino di 5 anni, del mio asilo. Io sono stato 4-5 anni a Piacenza nel mio giro, la mia famiglia si è mossa un po' dappertutto, però abbiamo fatto un periodo piacentino. E 50 anni dopo, facendo un progetto per un asilo, ho scoperto che l'asilo dove ero stato era stato progettato da Giuseppe Vaccaro, che era un architetto bolognese, che poi ha lasciato altre tracce. Ora non voglio dire che faccio l'architetto perché sono stato in un asilo e quindi me lo ricordo e quindi queste cose possono aiutare. Però poi in realtà negli anni del modernismo comunque a Bologna hanno lasciato dei segni interessanti. Adesso anche questa chiesa di Borgo Panigale libera Vaccaro e Pierluigi Nervi, insomma sono comunque dei monumenti del modernismo che forse andrebbero ancora un po' più valorizzati. Cioè adesso io magari non li conosco e mi scuso l'ignoranza, però sono temi sulla città moderna che varrebbe la pena di dargli un peso più importante. Quindi c'è anche una storia di architettura, perché ogni tanto Bologna viene un po' vista come ma l'architettura a Bologna non c'è la contemporaneità, c'è questo discorso che è un po' il dilemma degli architetti tra la città storica, città moderna, architettura contemporanea, tutto questo è un dibattito che ha alcuni, in un certo senso è un dibattito tipicamente italiano, perché viviamo in un contesto molto storicizzato. Dall'altra parte non bisogna fare un dramma, perché sennò finisce che non ci muoviamo più. Quindi è importante che ci sia un dialogo. Poi, come dicevo anche prima, è un tema di qualità progettuale, cioè il tema è sempre lì: se l'architettura è fatta bene sta anche in un rapporto di dialogo, se è fatta male scontra e stride, no? Però il periodo anche che mi è sembrato interessante in questa vicenda è un po' quello che fa nascere il Fiera District. C'è un piano di Aimonino, un piano, un'utopia, no? Ma l'utopia è sparita dal dibattito di oggi, nessuno parla più di cose possibili, non se ne parla più, non si pensa più al futuro. Poi le utopie non è detto che le devi fare, no? Perché oltretutto i progetti di utopia, penso che Enzo Tanghi a Tokyo è rimasto un progetto lì, cioè lui l'ha fatto qui, a Tokyo non c'è riuscito a fare il grande progetto della Baia di Tokyo, no?
però penso quanto di quel lavoro di Utopia, che è un progetto culturale, quanto quei progetti abbiano poi comunque lasciato un'eredità nella cultura, dell'architettura, del pensiero, della riflessione, no? Quindi questo tema che anche a Bologna ci sia stato un periodo così coraggioso, no? Perché è vero che siamo fuori le mura, quindi il dibattito del confronto non c'è, però come diceva anche prima il professor Varni, c'era una classe dirigente che ha aperto la porta a un'innovazione, perché qui il tema, adesso non vorrei dare colpa agli architetti che è una categoria indifendibile, però è anche vero che se non c'è una classe dirigente che ha visione, gli architetti stanno al palo, perché cioè, noi non è che non la facciamo noi la politica, però se le politiche sono forti probabilmente gli architetti rispondono, gli urbanisti, i sociologi. Se la politica è debole, l'architettura è debole, cioè non è che c'è una formula e poi è quella, no? Però quel mondo dell'utopia, che poi in realtà qui è avvenuta, perché poi di quell'utopia adesso di Aimonino non è rimasto granché, forse era anche troppo utopico, però del lavoro di Kenzo Tang è rimasto un segno che ancora oggi nella memoria, nel ricordo in giro per l'Italia di Bologna si parla del piano di Kenzo Tang, che è l'unica cosa che ha fatto. L'altra cosa che ha fatto Kenzo Tang in Italia, non so poi perché è stato così acclamato dalla politica, però un grandissimo architetto, però a Catania ha fatto un quartiere che si chiama Il Librino, che l'hanno massacrato quel quartiere, però anche lì c'era un'idea di una città a giardino, quindi la concentrazione di elettori, la grande viabilità, un po' quella come quella di Brasilia, cioè la città è delle macchine, quindi le strade sono grandi e gli uomini sono piccolini, però c'era un'idea di rapporto architettura del paesaggio. Poi purtroppo noi siamo dei grandi profeti, ma siamo veramente per noi è molto difficile realizzare le cose bene, no? Per cui anche Il Librino, che era un'utopia meravigliosa, è diventato un quartiere, 70.000 abitanti, quindi parliamo di un'area di Catania enorme, che è uno dei quartieri più difficili della città, proprio anche per un'organizzazione dello spazio, l'architettura scadente, spazi pubblici mancanti, collegamenti urbani che mancano. Quindi fa capire che anche l'utopia poi ha bisogno di una certa concretezza, se non ci arriva l'autobus non c'è niente da fare, no? Il mercato pubblico non c'è. Però di tutto questo, che fa per me è stato come un viaggio un po' nel tempo, e quando guardi il tempo passato ti fa venire in mente, no? È un po' come se io mi mettessi negli anni 40 e guardo gli anni 70, no? Quegli anni lì per me sarebbe un futuro, un immaginario, no? Perché mi metto in un tempo diverso e dico, ah, ma negli anni 60 faremo la fiera, no? E poi la fiera si fa, no? Allora, la domanda sorge spontanea, ma noi nei prossimi 30 anni cosa vogliamo fare a Bologna? Perché davanti lo scenario è molto cambiato, no? Da una parte credo che ci sia un lavoro urbanistico forse meno visionario dal punto di vista di una pianificazione grande, perché i grandi progetti urbanistici poi non hanno proprio funzionato molto bene. Cioè l'idea dell'urbanistica è stata un'idea molto utopica, nel senso peggiore della parola, molto normata, molto statica, e se tu fai un progetto statico per un oggetto dinamico come la città diventa obsoleto talmente rapidamente. E quindi era lo strumento sbagliato, no? Perché se tu metti una persona dentro un ufficio e gli dici di pianificare la città, una persona, una città non la può pianificare, cioè sarebbe un errore clamoroso, no? Quindi su questo però abbiamo pagato abbastanza, devo dire, no? L'abbiamo visto, diciamo che la storia urbanistica del dopoguerra oggi ce lo dice chiaramente. Allora, però sono cambiati tanti elementi, no? La città per esempio non è finita, cioè Bologna non è una città, quella costruita non è finita, ci sono tante cose da finire, penso alle periferie, anche se la parola non mi piace, perché è più bello dire la città di Bologna è una città che ha la parte antica e la parte moderna, cioè la città moderna non è finita, penso adesso io vivo alla Bolognina, che non è il Bronx, ma è soltanto un quartiere, come dire, simpatico, etnico, dove abita tanta gente sana, dove si vive bene, dove c'è un lavoro di tagli e cuci da finire, cioè ci sono tanti vuoti, piccole cose da terminare, strade non complete, edifici che mancano, quindi forse uno dei lavori di quel futuro che potremmo oggi scrivere oggi per i prossimi 40 anni sarebbe quello di immaginare che cos'è che potremmo veramente finire e utile, no? Il tema del riuso, ovviamente un tema di grande attualità, visto anche un tema di risorse, c'è cioè un tema anche
che gli edifici che esistono, non tutti, perché quelli brutti sono brutti e bisogna toglierli, perché le cose brutte non servono, no? Però ci sono tanti edifici, anche industriali, che non è che c'è un accanimento su quello, però io la percezione della città è fatta anche da una percezione quotidiana, cioè noi siamo abituati a vedere delle cose, no? Che fanno parte della nostra quotidianità, no? C'è una chiesa, c'è un viale, un marciapiede, una strada, e c'è anche quell'edificio industriale che sta lì e che è parte della mia memoria, no? Quindi toglierlo per costruire un incubo è meglio tenerlo, no? È meglio tenerlo e magari metterlo nel ciclo della vita, no? Perché gli edifici, quando sono vuoti, hanno un problema che non solo non è che non fanno niente, un edificio vuoto non è neutro. È un edificio che genera vuoto intorno a sé, no? Perché non ci vai vicino, perché non ci puoi andare. Quindi anche il tema, per esempio, dell'attualità delle caserme, no? È un tema importante, non al di là dell'aspetto speculativo necessario, perché se non ci fai delle cose, quelle cose non rinascono, però recuperarle, sono dentro al sistema urbano, ha un senso. Poi degli inserti moderni sono necessari, perché viviamo anche in un tempo diverso, abbiamo bisogno di altre cose. Quindi è una città che mi sembra di vedere che ha bisogno di un lavoro chirurgico, di piccole cose da terminare, anche perché crescere la vedo difficile nei dati che abbiamo, non è una città che crescerà come altre città. Però la possiamo finire bene, no? E poi Bologna ha una cosa che, come è successo nel dopoguerra, però negli ultimi 15 anni, 20, non so da quanti anni è che c'è l'alta velocità, questa città è diventata un sistema metropolitano, ma non Bologna metropolitano, cioè la Padania, adesso l'ho detta così, non è bellissima, però tra 20 minuti parto e vado a Milano, ho una cena, poi domani mattina alle 8 prendo treno, alle 9 sono in studio, ieri ero a Milano, cioè alla fine il tempo, cioè la distanza non è più un problema di misure, ma è un problema di tempo. Allora, se io ieri sono stato a Firenze a fare un incontro con il professor Mancuso, sono salito sul treno, 33 minuti, sono sceso, ho fatto un incontro con lui e sono tornato. Ora, ho abitato tanti anni a Parigi, in 30 minuti a Parigi fai più o meno 3 stazioni, 4 stazioni metropolitana. Quindi proviamo a immaginare questa città dentro una rete di comunicazione e di trasporto veloce come questo, probabilmente può assumere un ruolo un po' diverso che quello di guardarsi solo dentro, no? Allora, che cosa possiamo offrire noi, no? E io credo che nel panorama, diciamo, dell'Italia di oggi, Milano sta diventando una forza centripeta, cioè sta succhiando tutte le energie possibili e immaginabili. Ora, se noi non vogliamo diventare una periferia di Milano, che siamo destinati, se non troviamo un meccanismo forte di identità, come sono alcuni elementi forti di questa città, c'è un tema industriale, c'è il tema della fiera, c'è la produzione culturale, però c'è una cosa che da questo libro anche emerge: qui sono state fatte politiche sociali che non ha fatto nessuno. Cioè, qui io non capisco, alle volte, adesso io perdonerete la mia ingenuità, però questa città ha una storia di politiche urbane e sociali che non ha nessun'altra città, tantomeno Milano, tantomeno Milano. Allora io dico, ma non è che nel quadro futuro queste politiche sociali diventano e urbane diventano una forma di attrazione di una città che vuole dire di nuovo una cosa nuova, no? Perché poi è vero che è una città conservatrice, purtroppo è un brutto vizio della sinistra che di progressista sempre meno ed è sempre più conservatrice, no? Allora, questa città, se vuole cambiare parametro, dovrebbe ritornare a fare quello che ha fatto tanto tempo fa, cioè dell'innovazione, del progresso sociale e dell'architettura, dell'urbanistica, no? Ora, non è che sono ingredienti impossibili, non è che a Bologna non ci sono le risorse per fare né economiche né umane, ci sono tutti gli ingredienti, no? Allora, dico, ma dobbiamo uscire un po' da questo dibattito. Si può fare dell'architettura contemporanea in un rapporto con la storia? Certamente sì, abbiamo bisogno di farla, direi di sì, non abbiamo bisogno di riempire il territorio di edifici, ma di fare poche cose, ma belle, no? Allora, il quadrante, adesso per dire delle cose, per esempio una cosa che mi aveva molto appassionato, che poi prima o poi farò, è di prendere la mappa di oggi di tutte le cose che a Bologna non sono state fatte. Ma Bologna oggi come sarebbe se ci fosse la stazione di Bofill? Vi piace, non vi piace, il dibattito non è quello, il dibattito è di dire, abbiamo fatto un concorso, hanno vinto
si faccia la stazione di Bofill, poi piace o non piace, sai quante cose belle e brutte, cioè non è importante quello. Dovevamo fare quell'altra cosa, non è stata fatta. Ma che cosa sarebbe la città oggi se ci fossero tutte quelle cose che questa città ha mancato nell'appuntamento, no? L'auditorium di Piano. L'auditorium di Piano, adesso c'è questo dibattito che mi sembra interessante sul fatto che il quadrante del Mambo diventi con la Cineteca, anche questo tema del Museo Morandi. Guarda, il Museo Morandi, adesso scusate, io non faccio polemica, però cioè, il dibattito interno della città sul Museo Morandi è patetico. Cioè, il problema è la distanza tra Palazzo da Cursi e il Mambo, ma secondo voi un visitatore che viene da Tokyo, cosa vuole che gliene freghi se è a 300 metri, 500 metri? Cioè, l'importante è avere un luogo dedicato a uno dei più grandi artisti dell'arte moderna a Bologna. Cioè, adesso c'è delle mostre in giro per il mondo di uno dei più grandi artisti riconosciuto dappertutto. Tu vai a Tokyo e parlano di Morandi. Ora, Morandi è qui, no? Cioè, ci abitava qua dietro, no? Quindi io dico, perché alcune cose non le mettiamo dentro un meccanismo per cui quei valori che erano qui diventano veramente fondativi? Allora la partita la giochiamo sulla partita delle città, no? Perché cioè, Milano sta offrendo tante cose, Bologna ne offrirà altre, poi purtroppo non ci sono tante pedine sul tavolo perché mi sa che le altre città sono un po' in affanno in questo momento, no? Allora, immaginare la città di Bologna come sarebbe, come avremmo dovuto, no? Con quelle scelte che non sono state fatte, è solo per vedere quel tempo che ci è sfuggito di mano. Allora, se vogliamo fare i prossimi 30 anni, che cos'è che potremo, quali sono gli ingredienti che potremmo mettere sul tavolo? Poi magari cambieranno i 30 anni, però intanto l'esercizio è un esercizio importante. Però questo libro, in fondo, io nel leggerlo voracemente, mi sono passati davanti gli anni, i decenni, no? E l'ultima pagina, adesso ci aggiungerei 30 pagine qui, mi perdoni il professore, perché continuerei a scrivere questa storia, no? Possiamo farlo, No, ma bisogna farlo, no? Perché su alcuni punti andrebbe fatto come esercizio, anche perché, e mi perdonerete, non vorrei sembrare arrogante né tantomeno impulsivo, qui qualcuno ha bisogno di una mano, Cioè, attenzione, perché qui la politica ha bisogno di una mano. Cioè, qui qualcuno, anche due, no? Perché io dico sempre, non è bello criticare sempre, perché è anche noioso sempre criticare, cioè non è costruttivo, no? Però bisogna essere propositivi e bisogna che qualcuno però ascolti. Però non è che possiamo tirarci indietro, no? Cioè, c'è anche una responsabilità della società civile che dice, guardate che noi vorremmo andare lì, come il tema dell'opinione pubblica, che pesa enormemente nel giudizio della politica, secondo me è un errore clamoroso. Faccio un esempio per tutti. Come diceva la professoressa, sugli anni in cui bisognava diradare, no? Parigi, su questo devo dire che ha tirato delle mazzate, cioè quando ha tirato giù Le Halles per fare il Beaubourg, cioè, l'ha tirato giù, punto, ma poi ci saranno stati quelli contro, la politica ha detto si fa così, punto. 30 anni dopo aveva ragione, quindi bisogna anche immaginare che ci vuole un po' di coraggio, perché senza il coraggio qui non andiamo da nessuna parte, no? E sono operazioni coraggiose, difficili, non è mica detto che quella cosa lì ti permetta di vivere poi nel consenso, però un visionario, se no non si chiama visionario, no? Se no si chiama fa il quotidiano. Allora queste cose qui, anche l'altro, siccome tutti i sindaci in Italia, poco colti devo dire, ah, ma il Guggenheim, se vi ricordate c'è un momento che tutti volevano fare il Guggenheim a Reggio Calabria, no? Dico, vabbè, a Reggio Calabria non c'è problema, lo possiamo fare a Roma, no? Però questi sindaci si dimenticano una cosa, che il Guggenheim è stato fatto non per i soldi del signor Guggenheim, della famiglia Guggenheim, della collezione, ma perché il sindaco di Bilbao ha preso una somma consistente dedicata alla città e l'ha messa dentro quella partita. Ovviamente contro tutti, perché tutti dicevano, ma si potevano fare 10 asili, 15 scuole, 14, che ne so, ospedali, no? Aveva ragione lui però, perché oggi è lo stesso Bilbao, è partito un sistema di rigenerazione urbana unica in Europa come fenomeno di velocità e di valorizzazione economica che non ha precedenti. Allora, bisogna che ci guardiamo nelle palle degli occhi e dire,
cioè quanto vogliamo rischiare e dove vogliamo andare, perché se vogliamo stare in un dibattito possiamo continuare a parlare per delle settimane su cosa è bello, giusto, sbagliato, lì è un campo senza fine. Però quando si parla di futuro, secondo me, noi dovremo comunque perseguire una strada di pensiero, no? Forse allora a Bologna, magari questa storia dell'auditorium dedicato a Claudio Abbado, ma mi sembrerebbe una roba, come dire, possiamo anche dimenticarcene. Ma no, si può dimenticare un personaggio di questa elevatura che ha lasciato in questa città comunque una storia riconosciuta. Adesso io non difendo nessuno e non propongo niente, però è per dire che ci abbiamo dei pilastri forti, forse varrebbe... Allora, il tema delle risorse, e perdonatemi, perché io lavoro in questo momento in tanti posti, e in tanti posti come Milano, dove ci sono anche tanti soldi. Però non è che i soldi a Milano sono arrivati sgorgando da... Perché c'è stato un patto politico fondamentale, tre amministrazioni, una dietro l'altra, hanno deciso che quelle 4-5 cose andavano fatte indipendentemente dai colori, dalle idee. No? Allora, 20 anni di amministrazione continua producono quello che c'è a Milano, e da lì è chiaro, adesso a Milano c'è la borsa, c'è la finanza, la città agganciata all'Europa, tante cose, ma noi non è che siamo i cugini poveri, scusate, non è che noi siamo a 700 chilometri. Allora, il tema della continuità politica e di alcune figure importanti nel mondo dell'imprenditoria, perché non ci dimentichiamo che criticare la politica non va bene, bisogna anche essere, cioè, ci sono anche i privati che devono giocare la loro partita, no? Allora, in una combinazione di questo tipo, poi si creano dei meccanismi che sono difficili da pensare prima, ma poi quando si innescano diventano dei volani micidiali. Allora, un po' bisogna crederci, un po' bisogna prendersi un rischio, però quello che io dico, leggendo il libro, si capisce chiaramente che comunque Bologna ha una radice di innovazione, ce l'ha, non è che non ce l'ha, non è che dici, sai, ci siamo crogiolati nell'antico per 400 anni e adesso viene fuori il moderno. Non è vero, non è vero. Sono passaggi storici molto chiari, molto evidenti. Quindi questa cosa qui mi sembrerebbe importante. Io poi sto qui e ci sto benissimo, vivo in una città meravigliosa, non ci voglio di andare. Ho lo studio a Milano e torno la sera a casa a Bologna perché non ci dormo a Milano. Non so, ci sono delle città con cui non c'è il feeling, non c'è feeling, punto, e me ne torno a casa. E quindi è una città che può veramente giocare una partita importante, no? Allora, il tempo della velocità, il fatto che lo spazio è cambiato in funzione del tempo, no, le cose non sono più a 200 km, sono a un'ora, è diverso, no? Dire 200 km in un'ora sono due tempi diversi, no? Dire che qui c'è un terreno industriale importante su cui si può ancora fare dell'innovazione, che è presente, che ha molta energia, si può dire. Le politiche sociali sono lì, adesso però un po' di coraggio, bisogna anche mettersi un po' in gioco, no? Quindi questo è un po' adesso io, il mio, io vi consiglio di leggerlo perché è un libro di speranza, nel senso che da qui si legge che si possono fare tante cose. Anche questo tema di... cioè la modernità a Bologna ha fatto un po' fatica perché secondo me qui bisognerebbe lavorare un po' di più sull'architettura, cioè una città che negli anni l'ha fatta, negli ultimi anni ha fatto un po' fatica, un po'... però voglio dire, alla fine, questo rapporto antico-moderno, che da noi ogni tanto è un dilemma micidiale, però anche noi abbiamo bisogno di modernità, no? Cioè anche noi abbiamo bisogno del nostro tempo, non è che possiamo solo rifugiarci, è chiaro che il passato, come dice qualcuno, è un rifugio sicuro, perché sai quello che è avvenuto, non ti devi... È sicuro, no? Perché sai tutto, no? Il futuro è un po' più complicato, no? Perché non sai bene cosa sarà. Però, come diceva anche il grande Gatsby, cioè, non si può remare controcorrente, ma su quella corrente devi andare, quindi la strada è quella lì, non è che ci sono tante altre opportunità, no? Quindi io ti dico, adesso chiudo, vale la pena, insomma, di usare questo libro per fare una bella riflessione sul tema del futuro. Grazie. Grazie, certamente è l'utopia più grande quella che ha introdotto, cioè il coraggio dei politici. Questo è. Se qualche minuto avete ancora pazienza, gli autori potrebbero fare qualche intervento, Orlandi, per esempio, De Angelis. Sì. Bettazzi no, guai. Poi parla di fascismo.
Piero, vieni, al suo posto. No, ciò che avevo cominciato. Buonasera, no, volevo fare un bilancio velocissimo della serata che, per quanto mi riguarda, come autore, uno degli autori del libro, è venuta molto bene, diciamo, nel senso che i due, vabbè, chiaramente il professor Varni è coautore, anzi è il curatore principale del libro, quindi non c'era dubbio che l'avrebbe introdotto in maniera precisa, però sia Carla Di Francesco che Mario Cucinella, per quanto mi riguarda, hanno colto molto bene quello che c'è sotto il libro, insomma, che credo sia per certi aspetti anche esplicito, però trattandosi di un libro che parla prevalentemente della storia passata di Bologna, salvo questo capitolo che poi si può futuribile, diciamo, che è l'ultimo, era interessante, è interessante appunto che si siano colti gli aspetti che stavano sotto più o meno evidenti. Volevo semplicemente ricordare, sempre per parlare poi di questo, che c'è un, per quanto mi riguarda, ma credo che Varni sia d'accordo, visto che il libro era uscito un po' da una chiacchierata che avevamo fatto un giorno, ricordando alcune cose che avevamo fatto lui come presidente, io come dirigente dell'Istituto Beni Culturali, e in particolare un librettino più o meno di questa stessa dimensione che facemmo sulle Bologne possibili, si chiamava Le Bologne possibili ed era, riprendeva un titolo delle Venezie possibili, che era un lavoro che fu fatto da Tafuri, mi pare, insomma parliamo di 40 anni fa, 40 anni fa sicuramente, a Venezia, e raccoglieva tutta una serie di progetti non realizzati su Bologna, proprio per parlare sempre di questa tentativo di modernizzazione che spesso e volentieri arretra, poi riparte, no? Nei casi che Mario ha ricordato, e anche Carla. Poi dopo si arretra di nuovo, si ferma di nuovo, no? E questa cosa delle Bologne possibili prendeva, tra l'altro gli autori erano, sono in sala e sono gli stessi di questo libro, riprendeva alcuni dei progetti più famosi, no? Realizzati a Bologna, e li ambientava, diciamo, fotograficamente con delle foto ricostruzioni realistiche, no? Nelle fotografie della Bologna attuale ambientava alcuni dei progetti che non sono stati realizzati, in particolare uno in via Marconi e un altro, si citava prima la facoltà di ingegneria pre-Vaccaro, la facoltà di ingegneria che doveva essere a Porta d'Azeglio, realizzata da Muggia, e di questo aveva scritto Beatrice Bettazzi. Quindi a me sembra molto, molto bello questo, tra l'altro l'invito che abbiamo fatto a Mario era ovviamente condiviso da tutti, ma per quanto mi riguarda, adesso posso dirlo visto che rappresento solo me stesso e non rappresento, come succedeva qualche anno fa, un'istituzione, per quanto mi riguarda il riferimento alla famosa polemica delle gocce di oramai 15 anni fa, per me c'era tutto, nel senso che intorno a questo si giocava tutta questa complessa questione ideologico, politica, caratteriale bolognese, no? Di, ecco, sempre questa, ripeto, quello che si diceva prima, cioè il tentativo che poi si ferma, poi sarebbe bello che, poi no, poi assolutamente no, insomma tutte queste cose che sappiamo. Non lo so, io avevo, però non credo che sia il tempo di farlo, delle immagini, perché qualcuno aveva detto perché non proiettate delle immagini, però adesso è inutile tornare al libro, soprattutto a parlare dell'Ottocento, perché l'abbiamo scavalcato, però ecco, l'interessante è che questo, almeno nel mio testo sulla Bologna dell'Ottocento, i riferimenti a Parigi, alcune volte forse anche forzati se vogliamo, ma non credo poi nemmeno tanto, perché è chiaro che il riferimento all'urbanistica francese, al fatto che Parigi fosse comunque poi la capitale del mondo, quindi insomma fosse un riferimento non solo urbanistico, ma a seguire con tutta una serie di altre cose che a Bologna si facevano in quel periodo, dal cinema che nasce naturalmente, a, non so, ai Café Chantin, allo spettacolo, no? Parigi c'era comunque sempre, no? Poi c'era nelle forme architettoniche, nelle aspirazioni urbanistiche più o meno realizzate. Dicevo, il discorso di Parigi e il fatto che si guardava Parigi e alla fine si cercava di pensare come Parigi, per me è importante, insomma, in questa idea che la città dovrebbe sempre avere presente, secondo me, un altrove, cioè ci dovrebbe essere sempre questo guardare altrove e cercare, non di copiare, però insomma di essere presenti nel mondo, no? Cosa che in certi anni
dei quali non critichiamo assolutamente le grandi realizzazioni culturali, urbanistiche, conservative, eccetera. Però, nonostante che non le critichiamo assolutamente, io sono convintissimo del fatto che tuttora a Bologna il centro storico sia trattato malissimo e che quindi bisognerebbe progettare il centro storico, ma progettare, come diceva anche Carla, cioè la qualità del progetto, certo, non la può imporre nessuno, però la si deve cercare, la si deve volere, ecco, certamente non la si può volere soltanto con gli strumenti normativi, l'urbanistica, forse qualcuno degli amici che sono in sala magari me ne vorrà, ma dal mio punto di vista è una delle discipline più fallimentari del Novecento, insomma, perché, cioè, perlomeno del Novecento recente e degli ultimi anni, ecco, poi non so, forse esagero con la parola, però insomma, diciamo, non ha avuto questa aspirazione, la creazione, l'ideazione, è stato solo un aspetto normativo. Però mi fermo qui, era solo per dire che mi è sembrato molto pertinente il contributo che hanno dato le persone che abbiamo invitato, gli specialisti che abbiamo invitato, poi naturalmente sia Beatrice Pettazzi che Carlo De Angelis avranno molte più cose di me da dire. Io ringrazio se mi hai dato la possibilità di dire alcune cose. In effetti, quando scorrerete le pagine e vedrete le immagini e i confronti, soprattutto nella ricostruzione, vi accorgerete che parlare di buona architettura e di bella architettura è quasi sempre un'utopia. Perché effettivamente la caratteristica estetica di un'architettura non è data certo dal solo disegno, ma invece dal contesto in cui viene fatto un determinato intervento. Ora, quando io sento parlare di prospettiva, dico sì, la prospettiva è interessante. E abbiamo avuto però un esempio che dal 45, possiamo dire, ad oggi, ha fallito. Cioè tutta la periferia poteva essere un bellissimo esperimento. Perché non lo è stato? Cosa è successo? Cosa ha prevalso? Perché certe zone sono veramente squallide? Ci sono quartieri ben progettati, però non hanno il connettivo, non hanno la possibilità di avere la vita di relazione. Per cui l'architettura non è fatta solo dell'edificio, della casa, del complesso residenziale, ma è fatta di tante altre cose che la città storica ci ha messo secoli per realizzare. Ora, pensare di poter arrivare attraverso una disciplina, e l'urbanistica non ci è riuscita mai, perché evidentemente lo sappiamo, di creare quella specie di immagine, di poter dire io sto in un luogo e mi sento relazionato a questo, è veramente un tema veramente preoccupante. Tutti gli interventi che io ho documentato, l'ho fatto molto pignolescamente, nel tempo, sono tutti tentativi che fa vedere espressioni di varie scuole. Benissimo. Chi è che dà il giudizio di queste? È questo il punto. Alcune possono essere apprezzabili, al momento in cui comparvero potevano essere criticabili. Non è stato nominato qui il tema delle nuove chiese. C'è stato l'Ercaro che ha avuto un'idea veramente rivoluzionaria qua a Bologna. Facciamo le chiese perché la gente delle periferie possa trovare un punto, naturalmente religioso, ma anche di relazione. I prodotti sono diversissimi. E se voi fate una specie di raccolta di immagini, salta fuori che ci sono cose di un'avanguardia magnifica come quella di Nervi a Borgo Panigale, altre cose veramente modeste, ma che le modeste poi hanno funzionato molto meglio. A questo punto, allora, è la qualità del disegno o c'è qualcosa in più? E quel qualcosa in più è data proprio dal momento di relazione, cioè i vicini che devono riuscire a trovare la base comune. Per cui è una sfida piuttosto notevole che raccogliamo con interesse. Grazie. Bene, io ringrazio tutti, spero sia stata una serata di curiosità soddisfatte e di magari lavoro di tutti noi sul futuro, perché ce n'è tanto bisogno, l'hanno detto tutti giustamente. Prego.
adesso era il tema, era il libro, io mi sono un po' allargato il tema, però sì, è un tema, adesso non era l'oggetto della discussione, però è un tema molto importante, queste infrastrutture e la viabilità sicuramente. Facciamo un convegno, io credo che bisognerebbe fare, professore, chiedo a lei di prendere questo impegno. Secondo me, siccome i futuri sono tanti, cioè sono il mio, il suo, il vostro, di fare un incontro per fare un bel discorso pacifico, però, no? In cui si mette giù tutta questa roba, perché secondo me quelle sono raccolte di informazioni e di visioni che possono aiutare molto il nostro lavoro. Poi adesso il dibattito era, non sono riuscito a dirle tutto. Bene, lo facciamo senz'altro. Non in maniera clandestina, lo facciamo aperta. No, pubblico. Non so se sarà pacifico, ma io... Pacifico? Sì, non so. Io mi scuso, ma devo... C'è un treno, sono di cosa? Grazie, grazie. Grazie, dottoressa.